Buongiorno. Buongiorno. Il suo curriculum è ottimo. Le ringrazio, professore. Però le confesso che non mi aspettavo di trovarmi davanti una donna così giovane. Beh, spero che questo non sia un problema. Io ho iniziato a lavorare presto, non ho avuto molto tempo per le distrazioni. E questo le è pesato? Quando si fanno le cose con passione, i sacrifici non pesano. Qui c'è scritto che lei si era specializzata in anestesia. Come mai poi ha cambiato? Beh, è stato il caso. Io avevo iniziato a fare pratica al St. Mary's Hospital, quando ho incontrato il professor Hoover. Ah, lo conosco di fama. Lo so, è uno dei chirurghi più famosi del mondo. Ed è anche una persona eccezionale. Prestava servizio gratuitamente una volta al mese e si occupava soprattutto di bambini indigenti, alcuni destinati a rimanere sfigurati per sempre. Ridava loro la speranza di una vita normale. Un gesto di grande generosità. Ho iniziato a operare sotto il suo controllo. Mi ricordo che la prima volta ero così terrorizzata all'idea di sbagliare che non riuscivo neanche a muovermi. La capisco benissimo. È stato lui a insegnarmi l'importanza di questo lavoro, a farmi capire che quei ragazzi avevano bisogno di me per avere un'altra chance. Lo so, quando si dà un po' di speranza a chi soffre, non c'è fatica che tenga. Molti nostri colleghi dimenticano che il nostro, più che un lavoro, è una missione. Per me i malati sono prima di tutto delle persone. Io credo che rimanere col volto sfigurato a 16 anni sia grave quanto perdere una gamba. Le devo dire che qui alla Life non sempre facciamo interventi così gravi. Ma le assicuro che non ricostruiamo soltanto nasini perfetti. Me l'ha detto l'ingegner Dupré. È strano che lei dica l'ingegner Dupré. Mi scusi, ma non è suo zio? Oh, sì, sì, certo che lo è. Però lo conosco da poco e ci metto un po' a entrare in confidenza con le persone. Avevo avuto l'impressione contraria. Comunque ho visto che lei ha molta passione per il suo lavoro e questo non può che farmi piacere. La ringrazio. Bene. A presto. A presto.